Eccolo qui il colpevole, questo pistone che ha ceduto. Ci avete seguito in tanti nello scorso video. Adesso vi faremo vedere il proseguo dei lavori. Abbiamo lavorato questo monoblocco sostituendo tutti e quattro i pistoni, montando dei pistoni stampati per una maggiore affidabilità e resistenza e anche per un'eventuale preparazione. Ci sono state sostituite tutte le bronzine di banco e di biella, mentre abbiamo mantenuto il suo albero motore e le biella. Adesso vi faremo vedere come abbiamo lavorato la testa. La testa è stata spianata, abbiamo sostituito tutte le sedi valvole e le valvole di scarico. Adesso andremo a rimontarla con i pompanti delle punterie idrauliche nuovi e sostituendo tutte le guarnizioni. Qui abbiamo tutti gli organi della distribuzione, andremo a sostituire le catene, tutti i pattini, i tenditori e eventuali cuscinetti. Se siete curiosi seguiteci perché vi mostrerò l'assemblaggio del motore e il montaggio in macchina. Se siete possessori di un motore come questo, 2000 TFSI, e siete interessati a maggiori informazioni, scriveteci.